Buonasera Niccolò Fascini da Zionitown. Senta, ieri in conferenza aveva parlato di una partita stimolante, aveva ostentato sicurezza, aveva annunciato una partita di grande lucidità, di grande serenità. Mi è sembrato che oggi l'Udinese abbia giocato in scioltezza, senza mai entrare in sofferenza. Si aspettava un approccio del genere, perché al di là della grande fisicità avete ostentato anche grande qualità e grande personalità. E poi avete affrontato Milan, Atalanta, Inter, Roma e Lazio, dove mette la Lazio in un'ipotetica griglia. Questo è un piano. Grazie. Stiamo lavorando molto sulla gestione mentale, cioè sull'essere sempre intensi fisicamente. Questa squadra ha una condizione fisica molto importante in questo momento, cioè da un po' che ce l'ha, ha una fisicità, una motricità, un'intensità molto elevata. È chiaro che deve essere sempre accompagnata dalla mente che controlla il corpo, quindi ci stiamo lavorando tanto su questo. Questo vuol dire anche personalità, consapevolezza dei mezzi, sicurezza, lucidità nelle giocate. Oggi siamo stati disinvolti, siamo stati lucidi, abbiamo giocato un buon calcio e quindi di questo faccio complimenti ai ragazzi, perché comunque per noi era un test importante venire qui a Roma con la Lazio, secondo me contro una squadra molto forte, gioca un bel calcio veramente. E quindi per noi era un modo per confrontarci un'altra volta e secondo me abbiamo fatto veramente una gran partita. Prego. Augusto Ciccione, Cotti Group. Buonasera mister, vorrei chiedere due cose. Una, dal punto di vista tattico, se l'impostazione sulla vostra catena difensiva di sinistra, ovvero dove attaccava Lazzari, Felipe Anderson e Milinkovic, io l'ho notata diversa negli scali rispetto a quella di sinistra, perché comunque la Lazio costruisce molto, se questa è una cosa che voi avete fatto proprio oggi magari per arginare la Lazio da quel punto di vista. E seconda cosa, se si aspettava una partita molto bella, però priva di grandi occasioni, grandi emozioni, ecco, forse alla fine molto tattica negli ultimi minuti, soprattutto verso il finale di gara, come se la spiega? Ma io inizialmente ho visto una bella partita, contro due si affrontavano due squadre che stanno molto molto bene a livello di fisico, a livello di consapevolezza dei mezzi, di classifica, di tutto. Una bella partita, l'ho vista, nel primo tempo tutte e due le squadre hanno avuto delle occasioni importantissime, hanno colpito una traversa, nel secondo tempo abbiamo fatto ancora, secondo me, ancora meglio, perché abbiamo concesso veramente poco e abbiamo continuato ad attaccare. Questo a livello generale, a livello di tattico, chiaro che lì a destra la Lazio ha una catena con Lazzari, con Savic e con il Salberto, molto sia fisica che di passo, e quindi da quella parte lì le indicazioni erano di muoversi in una certa maniera, e l'abbiamo fatto bene. Nelle volte, nell'occasione di Savic e nell'altra di Luis Alberto, non siamo stati concentrati nel chiudere 1-2 su un'occasione, e l'altra abbiamo perso Savic in inserimento. Però c'è anche la forza e la precisione di un avversario che ha grande qualità, grande velocità, e questo bisogna dirlo perché è la verità. Però voglio dire, poi la squadra si è mossa bene e ha creato anche nel secondo tempo. Poi è chiaro che sui finali noi abbiamo continuato a spingere, non abbiamo mai disdegnato di andare a cercare il gol. È chiaro che poi con i cambi si cerca di cambiare le caratteristiche per cercare di controllare la partita, ma per me controllare la partita vuol dire rimanere intensi e non disdegnare di attaccare. Io pur non essendo un tifoso del Udinese, se però posso, sto guardando le vostre partite perché sono vincenti. E mi sembra che una delle vostre caratteristiche migliori è che vi vedete 11 attaccati 11 se un blocco. Quasi come se stia inculcando una mentalità europea alla squadra. Su quello che sta lavorando.
Sto lavorando sul creare un'identità ben precisa e una mentalità vincente, poi se sia europea, non lo so, può essere che sia europea, sicuramente il ritmo deve essere sempre elevato, questo lo alleniamo in allenamento, lo facciamo in allenamento e a me piace che la squadra si muove sempre corta in tutte e due le fasi, corta quando attacchiamo, se stacchiamo e siamo messi bene con i difensori, si va dentro con i difensori, si va dentro con i centrocampisti e si cura le preventive, quindi tutto questo viene fatto ad alta intensità e quando lo facciamo bene, la stessa cosa che nella fase difendente, nelle transizioni, si scappa indietro, non c'è da scappare forte indietro e si difende in blocco, corti, compatti, quindi questa è la mia idea di calcio e la stiamo portando avanti, siamo cresciuti tanto e secondo me questa squadra ha ancora margini di miglioramento perché poi gioca anche bene a calcio perché ci va pure la qualità per creare le situazioni da gol e anche oggi noi ne abbiamo create tante. Buon pomeriggio mister, Alessandro Vittori, da LazioSiamoNoi.it, Football Magazine. Io ho visto con molta attenzione, tra le altre, anche la partita di domenica scorsa vostra e da un certo momento in poi un mix di ritmo, entusiasmo e qualità, come ricordava, c'è stato proprio un mismatch con l'Atalanta, che comunque è una grande squadra, tant'è che avete avuto anche la palla del 3-2 con Aslan nel recupero. Siete, se non sbaglio, almeno prima di oggi, la squadra che segna di più negli ultimi 15 minuti. Le chiedo, si aspettava qualcosa in più dalla sua squadra al netto della grande prestazione nella seconda parte, quando la Lazio non aveva Immobile e poteva magari avere qualche fatica dopo l'impegno in Europa? Grazie. No, io penso che ci è mancato il gol, però credo che la Lazio, secondo me, è stata in partita anche a livello fisico fino alla fine. Non ho visto un grande calo della Lazio. Quindi noi altrettanto siamo stati in partita. Stare in partita per me vuol dire essere dentro tutte e due le fasi in una maniera efficace. Quindi quando non si ha palla difendere bene, quando, come dicevo prima, quando si ha la palla attaccare forte, l'abbiamo fatto, abbiamo creato delle situazioni importanti. E è mancato il gol, però io sono assolutamente contento della prestazione dei ragazzi. Ci vedo, ecco, questo sì, ci vedo dentro ancora dei margini di miglioramento a livello collettivo. Mister, buonasera, Alessandro Sticocci di Radio. All'interno dei margini di miglioramento vede che possa migliorare anche Beto? Glielo chiedo perché la Lazio giocava con una difesa molto alta e di solito contro le squadre che giocano con una difesa molto alta siete capaci di lanciare tante volte Beto in profondità. Volevo chiederle perché oggi non è capitato così spesso, se è stata brava la Lazio, se è lui che veniva a giocare più incontro, se non l'hanno servito in profondità i compagni, perché rispetto alle altre volte un po' meno incisivo. Beto è un giocatore molto forte, è un giocatore che ha caratteristiche ben precise, sta lavorando tanto, è un grande professionista, ragazzo serio, come tutti tra l'altro, sulle palle addosso, sul giocare non risponda. La Lazio stava alta ma scappava, la caratteristica della Lazio è difendere solamente sulla palla, quindi guardare la palla e scappare molto prima, togliere la profondità, quindi c'era lo spazio per giocare addosso, e le volte l'abbiamo fatto, magari le volte dovevamo supportarlo un po' di più tra le linee, però ha fatto il suo dovere, non era facile, è una squadra che raddoppia bene, che fa densità centrale, quindi un centravanti moderno che ha caratteristiche diverse da Isaac, success, quindi ho la fortuna di avere due centravanti con i quali posso anche in maniera molto lucida partire con uno e finire con l'altro in base a quelle che sono poi le mie considerazioni. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie.